Dove sta tutto il soldi che raccoglie la FIFA nel Mondiale? Se al Mondiale vanno Ronaldinho, vanno Cristiano Ronaldo, va Messi, dove sono questi soldi? Dopo hanno un problema grandissimo, che nessuno lo dice, però io sì lo dico, delle partite truccate. Delle partite truccate, Fammi che capire. loro lo sanno, Fammi capire, anche a livello mondiale. a livello mondiale, Per favorire chi? per favorire a tanta gente che con il potere chiude un occhio. Io non chiudo un occhio. Io voglio vedere due squadre in campo che si giocano la vita sportivamente, che si giocano la vita sportivamente per far vincere la mia squadra. Io non voglio più partite truccate. E questo è una malattia che c'ha Platini e che c'ha Blatter. Fammi capire, quando parli di tanti migliaia, migliaia di milioni, parli dei diritti televisivi, fondamentalmente. Sta la gassiosa americana, sta la birra, Gli sponsor e i diritti televisivi. gli sponsor che tiene la FIFA e la UEFA, Quest'anno ci sono i nomi. non lo tiene neanche Obama. Se tu ti trovassi adesso al tavolo con Befera, col capo del fisco italiano, e gli potessi parlare, che cosa gli diresti? Prima di tutto Befera è come se fosse Maradona. È più importante di Maradona, perché io arrivo in Italia e mi parlano di Befera. Le dico, quando l'ha fatto Befera ieri? Con che maglietta ha giocato ieri Befera? Perché ti giuro, è più idolo Befera che di Maradona, di Tevez, di Pirlo. Befera risponderebbe che lui gioca con la maglia dello Stato. È la maglia dello Stato, la maglia dello Stato, lo Stato deve essere giusto. I miei fra con me di giustizia no. Bene, voi vi trovate a un certo punto al tavolo, tu e lui. Dovete discutere di questa vostra vicenda. Che cosa gli vuoi dire? Che faccio qui, signori? When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Diego Maradona oggi vive a Dubai. È l'ambasciatore dello sport per l'emiro e primo ministro Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Qui la tassazione sul reddito delle persone fisiche è assente e Diego abita a pochi passi dal Burj Khalifa, il più alto grattacielo del mondo. Other dancers may be on the floor, dear, but my Michael Corleone e Michael Corleone con la sua donna. Tra l'84 e il 91 Diego gioca con il Napoli di Corrado Ferlaino. Lo stipendio gli viene depositato in Italia, ma per non pagare le imposte, il Napoli gli versa altri assegni presso una sua società domiciliata in Liechtenstein. L'ex presidente Ferlaino e i due stranieri del vecchio Napoli, Alemão e Careca, risolsero il loro contenzioso con il condono tombale del 2002. Maradona no, nonostante gli avvisi di mora che gli furono inviati. A me non mi hanno rintracciato per niente. Eri fuori Italia? Ero fuori Italia e io sono vissuto 4 anni a Cuba. Dopo che mi sono andato. Che avevi problemi di droga, come tutti sanno. Eccolo qua, eccolo qua. Come tutti sanno, meno il fisco, perché a me a Cuba non mi è arrivato niente. Tu a un certo punto, quando sei appunto tornato, hai capito di essere stato accusato di evasione fiscale. Non hai detto accidenti, porca miseria, vai a vedere che sono davvero un evasore. Prima di tutto non ero un evasore, perché io avevo firmato con il Napoli senza il fisco. Il fisco lo doveva pagare Ferlaino.
prima di tutto. Perché tu eri un comune dipendente. Era un comune dipendente del Napoli. Ad un conto molto approssimativo, in 7 anni di calcio nel Napoli, tu hai guadagnato circa 20 miliardi di lire, possiamo dire così? Sì. Ti vengono chieste 40 milioni di euro, che sono circa 80 miliardi di lire. Sì, siamo tutti pazzi. Siamo dei pazzi perché non stiamo vedendo la realtà, sono passati tantissimi anni per chiedermi 40 milioni di euro. Mi hanno tolto la voglia di andare in Italia, questa gente. Nella mia rete, a Rete 3, in una trasmissione, la trasmissione di Fabio Fazio, a un certo punto, quando hai parlato di questa cosa, hai fatto il gesto dell'ombrello. Ma il gesto dell'ombrello... Sei stato molto criticato per questo, no? Io mi sono trovato gente italiana a Dubai, al Gran Premio di Abu Dhabi, e mi dicevano, no, hai fatto male in fare un solo ombrello, dico, ne doveva fare 3 al fisco italiano. Però tu hai avuto tutta una serie di avvisi di mora, questo ti viene detto, l'Agenzia delle Entrate ti fa degli avvisi di mora e tu non fai ricorso, come mai? Ma è che a me non mi è arrivato mai l'avviso di mora. Questo è il fatto. E la cartella d'accertamento l'hai potuta vedere? No. L'avviso di accertamento, insomma? No, assolutamente. Come è noto, l'Agenzia delle Entrate non chiede tasse a Maradona sul suo stipendio italiano, perché era un dipendente qui in Italia del Napoli. E quindi che cosa gli contesta? L'Agenzia delle Entrate contestò a Maradona delle somme che il Napoli Calcio aveva corrisposto ad una società del Liechtenstein di proprietà di Diego Armando Maradona per le annualità dal 1985 al 1990, per un totale complessivo di 24 miliardi e mezzo di vecchie lire. Questi maggiori redditi attribuiti a Maradona hanno comportato la richiesta di Equitalia, che riscuote per conto dell'Agenzia delle Entrate, una somma di 40 milioni di euro iscritti a ruolo, composti da circa 29 milioni di interessi, la differenza IRPEF e sanzioni relative. Ad un certo punto nella tua carriera a Napoli, il Napoli, cioè Ferlaino, aveva pagato una parte dello stipendio, diciamo così, a società estere anche vicino a te, anche di Maradona, sotto forma di sponsorizzazioni. Com'è andata questa storia qui? Come andata? Perché questa è una storia sulla quale il fisco insiste molto nei tuoi confronti. Sì, no? Ma che dici, su quelle cose dovevate pagare le tasse. Io ti dico una cosa, guarda. Sì. A questa domanda lo dovevano prendere a Coppola, che era il mio rappresentante, il signor Befera, e a Ferlaino, e fare un confronto fra i due, perché loro hanno fatto tutto questo. Allora hanno deciso di mandarti soldi all'estero? Eccolo qua. Per pagare meno tasse? Meno tasse Ferlaino, meno tasse noi. Però perché l'hanno fatto? Che è stata un'idea di Maradona? Tu ti credi che io sono tanto intelligente come per fare una storia all'estero pensando che doveva vincere la domenica con il Milan? Nah. Oggi gli sportivi di nome prendono la residenza in un paradiso o usano la Star Company, come Pirlo, Buffon e Totti, che hanno ottenuto così un bel vantaggio fiscale. Una società di capitali è tassata al 27,5% più IRAP, una persona fisica paga il 45%. Ma bisogna fare le cose bene. Kakà è solo l'ultimo caduto in errore e l'anno scorso ha chiuso il suo contenzioso fiscale pagando 2 milioni di euro. Coppola e Ferlaino, a un certo punto tu gli hai chiesto conto di questa vicenda? Gli hai fatto mai una domanda su questa cosa delle società estere? Guarda, con Coppola non mi parlo da tanto tempo che no.
perché lui ha fatto con i miei soldi cose per lui. E a Ferlaino non l'ho visto mai più, mai più. Non so se è vivo, se è morto, se... non lo so. Coppola e Ferlaino sono, in linea di principio, per le cose che dici tu, i responsabili della tua condizione, eccolo, rispetto al fisco. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. In conclusione, ha ragione Maradona o ha ragione l'Agenzia delle Entrate? In effetti, a mio avviso, hanno ragione e torto tutte e due. Maradona non si è difeso come avrebbe potuto e dovuto agli avvisi di accertamento che l'Agenzia delle Entrate gli recapitò allora. Anzi, lui dall'estero disse che non aveva nemmeno ricevuti. In realtà, una sentenza della Cassazione ha confermato che erano stati correttamente notificati. Però, nel merito, l'unica volta che una commissione tributaria si è pronunciata su questa vicenda ha dato ragione al Napoli e a Maradona. E successivamente l'ex presidente Ferlaino e i due stranieri del vecchio Napoli, Alemão e Careca, risolvono il loro contenzioso con il condono tombale del 2002. Ma Diego era fuori Italia e gli avvisi di mora arrivavano al domicilio del Calcio Napoli. Diego, scusami, ma perché secondo te Ferlaino e Coppola, nel momento in cui arrivano gli avvisi di mora, c'è tutta questa cosa, sanno che tu non stai bene a Cuba, ma perché non provano a chiamarti? Perché non provano ad aiutare una persona che ha fatto grande il Napoli? Guarda, una persona normale l'avrebbe fatto. Quando l'albero si sta cadendo, vanno via tutti. E io mi stavo cadendo.